Adesso passiamo alla passione per i complottisti, i complotti. Perché, ahimè, anche qua io sono da una parte pro vaccinista e dall'altra invece sono anti-vaccinista. Perché? Però sbagliate periodo storico voi complottisti, ma voi sapete che secolo era il secolo scorso, quando c'è stata la seconda guerra mondiale? Non era solo Hitler l'assassino che nei campi di concentramento faceva esperimenti scientifici, ma era una condizione dell'epoca che era discendente del positivismo. Dare a un medico un campo di concentramento è come dare a me i laboratori della Microsoft, cioè se mi fanno andare in Silicon Valley, io vado lì, per me quello è il paradiso. Per un medico, cioè, vabbè, c'è l'etica, ma sul fatto di sperimentare un campo di concentramento dove puoi ammazzare persone senza dargli importanza, è questo che è successo. Cioè, ci sono stati che hanno anche ammesso questo. Non è il tema di questo video, magari farò anche altri video, che ci sono stati che hanno ammesso di aver fatto esperimenti sulla popolazione civile. Ma ovviamente l'obiettivo non è ammazzarli tutti, ma è trovare un farmaco. Noi tutti utilizziamo l'aspirina, ma non lo sappiamo dove è nata l'aspirina. Forse nei campi di concentramento, dopo un po' di esperimenti, hanno capito come realizzare l'aspirina. La Bayer ha inventato l'aspirina grazie alle cavie dei campi di concentramento. Stessa cosa con i vaccini. I primi vaccini, è brutto da dire, sì, avevano, diciamo, il principio attivo che vaccinava le persone, però poi ci mettevano altre cose, e facevano esperimenti su alcuni gruppi di persone, non su tutta la popolazione, magari americana, no, magari sulla popolazione di neri, disabili. Io sono abbastanza sensibile sul tema perché ho parenti disabili. Cioè, è roba d'assassini. Al giorno d'oggi ci sono i diritti dell'uomo, ma come si fa a fare degli esperimenti scientifici su dei disabili? Ma essere senza cuori, ci vuole un po' di buon senso, di etica. La scienza lì ha dei limiti, perché volendo, dammi una persona, vieni qua, ma io sono un bambino, faccio fettine, vedi te come va avanti la scienza, vedi come si evolve la medicina e scoprono anche la causa dell'autismo. Così. Cioè, non lo dicono. Dopo la seconda guerra mondiale, tutti gli scienziati sono stati portati negli Stati Uniti, sono stati rapiti perché, per continuare gli esperimenti. Io lo dico qua, però non è il video per parlare di questo. L'Area 51, molti hanno sospetto che sia un campo di concentramento governativo, ma quando dicono rapimenti degli alieni, l'UFO ha rapito, ma l'UFO più cattivo è l'uomo. Queste cose esistono, non si possono negare. Nel campo informatico dicono che i virus li fanno quelli che costruiscono gli antivirus. In un certo senso, in alcuni anni è stato anche vero, magari i primi anni, c'erano molte aziende di antivirus emergenti e come facevano ad emergere? Crei il virus, crei l'antivirus. Poi dopo, però adesso non è più così, perché c'è il ragazzetto hacker che ti trova il modo di fregarti, ci sono addirittura i governi. La NSA, ma qui usciamo fuori tema, andiamo su Snowden, andiamo su Assange, che hanno diffuso i codici sorgenti di virus realizzati dal governo. Cioè, voglio dire, capite? Ma qui siamo ai livelli del complottismo alto. I vaccini finché sono serviti. Poi, certo, io eticamente sono dispiaciuto che i primi vaccini sono stati sperimentati sui disabili, cioè è una cosa che mi fa proprio piangere sugli orfani, sui neri in Africa e anche in America, ma poi questo purtroppo, cioè, dispiace dirlo, cioè, voglio dire essere realisti, succede anche in Africa adesso, i vaccini li sperimentano lì, non si può negare, ma questo è essere antivaccinista, però i vaccini servono, il tetano serve, il vaiolo è servito, non si può dire che sono dei vaccini inutili, quanto mai li hanno inventati, non servono a niente, no, sono scientifici. È vero che le compagnie farmaceutiche
ogni tanto pensano più al business che alla salute, umana. Questi sono argomenti che, se ne parli in Italia, è tabù, però se vai all'estero è normale parlarne. La Spagna, in Spagna c'è una serie TV che si chiama Il Ministero del Tempo e c'è una puntata dove dicono dichiaratamente che il vaccino della H1N1, che mi sembra che sia la viaria, è una truffa, una bufala, ma questo lo mettono anche in film della Polonia. Io adesso rimetto un attimo il grafico per farvi vedere una cosa. Quante vaccinazioni hanno in Polonia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eppure sono stati i primi a dire che il vaccino della H1N1 era una truffa. Addirittura i complottisti dicono che hanno fatto cadere l'aereo del governo perché si sono arrabbiati, perché poi i vaccini non sono più stati comprati dopo la denuncia. Ci sono tanti video su internet che parlano addirittura della Repubblica Ceca, che ha scoperto che il vaccino era contaminato col virus della suinina. Queste cose. È per questo che la vaccinazione obbligatoria non solo è obsoleta, è anche pericolosa, molto pericolosa, perché ammettiamo che avessero messo la vaccinazione obbligatoria per la H1N1, cioè voglio dire, ancora prima di sperimentarla, come dice il medico polacco in un video che potete trovare su YouTube, prima ancora di vedere gli effetti collaterali, un vaccino completamente nuovo, se lo metti e lo sperimenti sulle persone, che poi tra l'altro le uniche morti della H1N1 che si sentivano sul telegiornale morivano per altre patologie, non per la H1N1. Purtroppo morivano per. Allora le persone che sentivano il telegiornale dicevano: non mi vaccino, cosa mi vaccino a fare? Il prossimo video cercherò di organizzarmi meglio. Questa, diciamo, è stata un'improvvisata. Ho voluto provare l'ebbrezza di fare informazione. Poi, se siete d'accordo va bene, se non siete d'accordo va bene lo stesso, non c'è problema. Se volete vaccinare i vostri figli, vaccinateli, è importante. Ma se un sentire interno dice no, io non voglio vaccinarmi, perché lo Stato vi deve obbligare? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!